dipinto di blu, felice di stare lassù. Sono appena arrivato nella città blu, ragazzi, e oggi è il couscous day e ora lo sto assaggiando. Cipolla, ceci, carota, pollo. Molto buono comunque. Ho appena letto che il couscous viene fatto con i granelli di semola e di frumento. In realtà non lo sapevo perché non l'avevo mai assaggiato. Un piatto di couscous più una Coca-Cola, 37 dirham. Qui c'è il dirham, ovvero 1 euro 10 dirham e 50 il cambio di oggi. Quindi ho pagato 3,70 euro. Welcome to Hotel Suica. Pagato solamente 6 euro a notte e sono da solo. Una camera per me, 4 letti. Io userò tutti e 4 stanotte. Hola amigo. Amigo, che tal? Che tal viene? Sto bueno? Esto un video. Es un video. Te gusta el video de aquí? De España. En YouTube de España, sí, yo soy de España. Sí, de España. Barcelona. Barcelona. Sí, claro, ¿y tú? Yo de la montaña arriba. De la montaña. Cala, cala. ¿Qué? Oh. Míralo, míralo. Mira todo. Oh, momento. Tú eres Assassin's Creed. Méteme. Un momento. Ay, zio. ¿Cómo se llama eso? Che giorno bacia di me? Shakaki pascia pascia. Bueno, mi gusta. La caverna di Alibaba, amigos. Mira. Es gigante. Ti ho preso, bastardo. Ragazzi, sono nella piazza principale della Medina e è pazzesca. Troppo bella, ci sono troppe cose da vedere, troppi colori, guardate, questi sono gli abiti loro tradizionali. Ciao amici. Il nombre adesso? Nombre... Italia? Sì, sono i vestiti dal deserto. Vedi che tutti parlano italiano qua, sì. Come sei in Italia, sì, qua? Perché... C'è questo e c'è questo. Ok. Sono originale. Sono magrebino. Maghrebi, Dio buono. Ogni singola stradina, ogni singola parete, ogni singola finestra, ogni singola scala, pavimento, è tutto colorato di blu azzurro. E in tutte le pareti ci sono appesi i loro abiti tipici. Bellissimo. Questa è la voce di Allah che vi parla, ma come sentite, e quindi è l'ora della preghiera. Vuoi pregare anche a me? Benvenuto a Sifshawan, il nome della città si chiama Sifshawan, Shif e vedere. E Shawan sono i due picchi della montagna, Shif e Shawan, vedere due, non si vede la montagna da qua. Sì, ok. Questa città è stata fondata nel 1471. Ok. C'è 7 porte prima, apriva la mattina alle 6 e chiuso alla sera alle 6. Nessun straniero è entrato in questa città fino al 1930.
paradisiaco, ragazzi. Non ho parole. Muy bello. Me gusta muchísimo. Toda la gente aquí habla español e italiano, quindi si può comunicare tranquillamente. Sono capitato all'interno di questa casa, penso appartamenti, ed è tutta colorata di blu. Qualsiasi angolo, ragazzi, pazzesco. Comunque Shipshaw, in questa città, dovrebbe essere sopra una montagna a una altitudine abbastanza elevata perché fa un po' di freddo. In questo momento, perché parlano tutti in arabo qua? Ah, già, è vero, cazzo, sono in Marocco. Dall'alto di Shipshaw, ragazzi, attorno alla città c'è un muro e circonda tutta la città, al quale potete trovare 7 gate, che sarebbero 7 portoni per entrare. E pensate che una volta questi, ai tempi della colonizzazione dei spagnoli, li chiudevano al tramonto e li riaprivano all'alba. Quindi se uno se ne stava fuori, giustamente non poteva più entrare. Fatto la doccia, cambiato mutandine, però tutti che mi chiedono se voglio la droga. Ciao amico! Bienvenido! Sì, gracias. ¿Se puede comer algo? Se puede. Ah. ¿Está en buen precio aquí? Precio bueno, si bueno, te gusta no paga. ¿Se coma bueno? Hay comida de 15 dirhams, hay de 30 dirhams, hay de 40 dirhams. Todo. Hola. Hola amico. Bienvenido. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Gracias. Sto mangiando appena al di fuori della Medina, ragazzi, in questo ristorante abbastanza turistico chiamato B&B Sour. Come antipasto mi hanno portato questi 3 piccoli piattini e col pane. Assaggiato assolutamente le olive in Marocco. Primo assaggio, zuppa della casa. C'è sempre sta cazzo di spezie che non capisco quale sia. Zuppa de habas. Sì. Sto aspettando da 5 minuti che si raffreddi, ma... Tangiri de gamberetto. Sì. Comunque qui in Marocco pensavo di patire la fame. Invece cazzo sto mangiando come un maiale. Fanno un pane che è pazzesco davvero. Buenos días amigos. Le 8 della mañana e per le strade non c'è nessuno. Sono da solo. Immerso nel blu, dipinto di blu. Ma provate a pensare alle persone che vivono qua da anni, che per loro magari può essere normalità questo blu, questo azzurro. Secondo me invece non può mai diventare normalità. Questa è la colazione che possiamo fare in Marocco e costa solamente 2 euro. Che cantanti tu sei? La strada è abbastanza tortuosa, è ancora più tortuosa quando le persone ti fermano e ti chiedono se vuoi fumare ganja o pippare cocaina. Giustamente non mi sembra il caso, anche perché non mi drogo. No, non voglio iniziare, tranquilli. My friends from Alemania. Wiz Khalifa, Wiz Khalifa. Fratme, che faccio? Fratmo. Oh, fratme. Drink tea in the mountain, guys.
Andando su per questa montagna mi sono fermato qui con dei ragazzi del posto e mentre loro si drogano io sto mangiando dei dolcetti. Piccola piantina sta crescendo. Allora, i gabbi andà, queste piante qua di marijuana, buttei, adesso io in via Cressa. Sono pronte tra qualche mese. Praticamente qui vive la loro famiglia, non posso dire dove sono, sono in mezzo alle montagne. E tra qualche mese, niente, i fuma qua, i buttei. This is Amnesia? This is Amnesia. Porca puttana, che forte. Good. Questo è il restante della parte vecchia della pianta che hanno tagliato l'anno scorso. Porca puttana, si è ripida per andare qua sopra. Ah. Sono mia sei fuma, come fa a arrivare fin qua adesso? What do you prefer? Margherita o marijuana? Ah, ok, you can see. Yeah. Ah, yeah, yeah. You can smoke just female, no? Yes. Ah, yeah. Pensate che questo ragazzo è arrivato dalla Germania per... Ragazzo, frattimo! per fumare la marijuana in mezzo ai campi. E resta qua una settimana con i suoi amici. È arabo, però trasferitosi in Germania. Io non fumo, però adesso che metto la lingua. Ha un gusto, cioè, buonissimo, ragazzi. Cioè, me la mangerei. È dolce. Ho tutte le dita appiccicose. Qui potete vedere la differenza di una pianta maschio, che è quella che non si può fumare, o meglio, non ha THC. E questa invece è una femmina. E questa si può fumare. This is the one you make it. You make you. Ah, yeah, yeah. This you, one. You smoke there, this one. 1 gram is about 50 cent. Un grammo 50 centesimi, in Italia invece 10 euro, no? $10 in Italy. Cin cin, viva Marocco! Yalla yalla! Yalla hoya! 3 types of marijuana. Tantissimi turisti ogni anno vengono qui per vedere, insomma, i campi di marijuana. Pensate che negli anni 70 è venuto qui anche Bob Marley. Questa non è neanche la stagione perché fa ancora un po' freschetto, ma tra un po' la pianteranno e tra qualche mese la fumeranno. Vaffanculo. E sarà distribuita dal tuo spacciatore di fiducia. Mi sono appena lavato le mani, ragazzi, e profumo, scusate, ancora di marijuana e mi appiccicano tutte le dita ancora, sono ancora piene di THC. Pensate che tutta la gente che c'è qui, che circonda questa montagna, vende marijuana, vende hashish. Tutto l'hashish che si fuma, penso, in giro per il mondo proviene la maggior parte da qui, dal Marocco. Ci sono anche delle case qui sopra dove lo fanno vedere e ti spiegano, e c'è come un tour guidato e costa 50 euro, pensate. E io invece sono stato qui con dei ragazzi che mi hanno fatto vedere dove insomma la coltivano solamente. Come si chiama questo piatto? Plato e tagiri di carne. Verdura. Verdura. Sì. È decisamente fuori dalla mia portata questo piatto. Ma si nota che è gigante. Oggi è sabato e c'è pieno di bambini, ci sono tutte le scuole che stanno andando a visitare questa città. Allo, salam. Comunque bisogna stare attenti alle persone del posto, perché davvero tante persone ti fermano e ti chiedono: vieni qua con me, vieni a vedere questo, vieni a vedere il mio negozio. E sono molto ma molto pesanti. Comunque oggi è sabato e ci sono anche molti più negozi aperti ed è ancora molto più colorata la città. Pazzesco, che figo. C'è un acciottolamento di vie che è una cosa formidabile, è impossibile non perdersi. Non so quanto tempo bisogna stare qui per capire, insomma. Ciao bello, benvenuti, vai. Amici, benvenuti, lo sapevo io che sapevo italiano. Salam aleikum. Salam aleikum. Buona gente sempre. Si vede dalla faccia. Gracias. Da dove? Io, Napoli. This is
Ah, sta fiettina. Quanto sono belli questi quadretti, sembra di immergersi dentro. Ricordive che tanta gente la proverà a mettervi in testa sti capelli colorai qua. E però insomma, capite a dire che no, se no ogni volta le un dollaro era via, eri via fine via, che praticamente capì la motta dei capelli alto 1,5 metri. Ci sono tante leggende sul perché sia blu questa città. Tanti dicono che sia per scacciare le zanzare, pensate. Tanti dicono che è per avvicinarsi al cielo e parlare insomma con Dio o Allah, giustamente. E tanti invece sostengono che siccome qui non c'è il mare, tanti vogliono vederlo tutti i giorni, colorando, pitturando i muri insomma di blu. واش عندك اسبي تتحوش من خير بالخرا انا نقول لك شعر.